Allora, ciao ragazzi, io sono Amleto Picerno, sono un architetto e da un po' di tempo lavoro all'interno della MEDARC, che è un'Accademia Mediterranea di Architettura, all'interno della quale c'è un Fab Lab, un laboratorio di fabbricazione digitale che abbiamo messo su nel novembre del 2012, se non vado errato, e oggi vi parlo di fabbricazione digitale. Allora, abbiamo un po' di cose da dire sulla fabbricazione digitale, in effetti ci sono parecchie slide, cercheremo di toccare tutti gli aspetti. La presentazione sicuramente non vuole essere, diciamo, esaustiva di tutto quello che è stato fatto in quest'ambito, ma semplicemente vuole toccare alcuni tipi di lavorazioni. Allora, un po' di tempo fa, nel 1955, all'interno di una rivista che veniva pubblicata dall'MIT di Boston, c'era questo articolo dove si vedeva sostanzialmente una macchina che produceva delle schede forate. Ve le ricordate le vecchie schede forate, che erano, insomma, era l'antesignano dei software? Una macchina capace di leggere queste schede forate e un'altra macchina che sostanzialmente fabbricava una gamba di un tavolo per un tizio che era comodamente seduto su una poltrona. In effetti, quello che si preannunciava in questo articolo del 1955 è poi avvenuto più o meno nel 2005, quando abbiamo cominciato, diciamo, a conoscere la fabbricazione digitale su larga scala. Non è che non la conoscevamo prima, ma è arrivata al grande pubblico in quell'anno. In effetti, tutto quello che si è spostato per quanto riguarda la comunicazione o la computazione dall'analogico al digitale l'abbiamo vissuto orientativamente intorno a questi anni, dal 45, quindi il 1945 abbiamo, come dire, vissuto tutto lo scisma che c'è stato tra l'analogico verso il digitale per quello che riguardava le comunicazioni. Intorno al 1955 si è passati dai calcolatori a schede forate meccanici sostanzialmente alla computazione elettronica e stiamo vivendo adesso tutto quello che è stato definito propriamente o impropriamente terza rivoluzione industriale grazie all'avvento, diciamo, del digitale, sia nella produzione di tutto quello che riguarda il manifatturiero, sia nell'approccio progettuale, come avete visto anche stamattina con Andrea. Da un po' di tempo, ovviamente, noi conosciamo macchine a controllo manuale, no? Ne conosciamo di qualsiasi tipo. La grande industria, da un po' di tempo, circa dal 1940, ha cominciato a utilizzare in maniera seriale le macchine a controllo meccanico, quelle appunto che utilizzavano le vecchie schede forate, ve le ricordate, tipo, insomma, ricordatevi la Singer, che è la macchina per cucire che utilizzava queste schede. E dal 1960 la grande industria, ma anche, diciamo, la piccola e media impresa, sia l'artigianato sia il piccolo artigiano, ha cominciato ad utilizzare macchine a controllo numerico. Sono sicuro che questi tipi di acronimi sono conosciuti a tutti, vero? Quindi il CAD è quello che sostanzialmente state utilizzando anche come supporto per Grasshopper, no? Quindi Rhinoceros fa parte della famiglia dei CAD. I CAM identificano il sistema sostanzialmente di traduzione, no? Che porta un file, un modello 3D alla generazione, per esempio, del percorso utensile. Questo è quello che di solito fa un CAM, che poi si interfaccia con una macchina a controllo numerico, che può essere una fresa, una stampante 3D, una laser cut, eccetera, eccetera. Di solito vengono identificate quattro grandi macro categorie in cui si divide la fabbricazione digitale, e hanno a che fare con il lavoro che voi fate con il materiale. Quindi, se andate a aggiungere materiale, siete nel reparto additivo, quindi nella macro sezione additiva, la stampa 3D, quella che tutti quanti in cosiento chiamiamo stampa 3D printer, è in questa macro categoria. C'è la sezione della sottrattiva, la deformante e l'ibrida, che è quella che in teoria mixa queste tre componenti.
Tratterò molto molto velocemente, per quanto mi è possibile, tutte e tre le categorie, cominciando dall'additiva e cercando di fare un po' di chiarezza su quella che è effettivamente la stampa 3D, quali sono i materiali principali con cui si lavora con la stampa 3D e che differenza c'è. In effetti, si è cominciato a stampare in stampa 3D da un bel po' di tempo e la SLS, che sta per la sinterizzazione laser selettiva, era presente già da un bel po' di tempo, se non vado errato dal 1980 o giù di lì, dopo abbiamo gli anni. E che cosa succedeva? Che praticamente c'era un raggio laser, questo cerco l'indicatore. Ah, ma non posso alzarmi, scusami, non fa niente. Comunque, quella lì, per intenderci, funzionava ad un solo componente, nel senso che c'era, e la vedremo dopo, della polvere in un contenitore, e questa polvere veniva sostanzialmente solidificata da un laser. Quello che è successo all'interno dell'MIT di Boston un po' di tempo fa è stato utilizzare la stessa tecnologia, ma non più con il laser, ma con un legante. Quindi sostanzialmente veniva spruzzato su questo strato di polvere un legante che incollava sostanzialmente la polvere tra layer per layer. Questo primo esperimento, appunto nato all'MIT di Boston, è stato chiamato 3D Print. Quindi quando noi parliamo di 3D Print, diciamo, la prima volta è stato utilizzato appunto in quella precisa occasione. Quello che invece noi conosciamo da un po' di tempo, a questa parte perché i media ci stanno bombardando di queste informazioni, è la stampa FDM o FFF. FDM sta per Fusion Deposition Material. Viene sostanzialmente fuso e deposto il materiale su di un piano. FFF sta per Fusion Filament Material, qui c'è un errore, FM. Ed è, diciamo, quella che però tutti quanti in questo momento identificano e chiamano come stampa 3D, quella che di solito va sotto il nome di stampa 3D. Però sappiate che in effetti ci sono diversi metodi per la costruzione di oggetti o prototipi tridimensionali. Tutto quello che diciamo che lavora con la polvere sono questi due sistemi che vi ho raccontato prima, mentre ci sono dei sistemi che lavorano con il materiale liquido. E con il materiale liquido abbiamo sostanzialmente due grosse categorie. La stampa getto, che si divide in un sistema che viene chiamato multi-jet modeling, e sostanzialmente è un ugello che spruzza del polimero in determinati punti dello spazio, capace di indurirsi senza l'aggiunta di nessun altro materiale, e su questa scia, per esempio, è di ultimissima, credo, non so, una settimana fa, l'HP ha messo sul mercato una tecnologia molto molto simile, che è chiamata multi-jet fused, perché usa sostanzialmente lo stesso sistema di posizionamento della materia sul piatto di stampa, però non solo la spruzza, ma riesce anche sostanzialmente a fondere il materiale dopo che è stato, diciamo, deposto. Vi faccio questo inciso perché dagli articoli che sono emersi un po' in giro in questa settimana, questo tipo di tecnologia sta cambiando un po' le carte in tavola per quanto riguarda le prestazioni della stampante, no? Quindi quello che riesce a stampare, il tempo in cui stampa, la qualità del materiale, ma anche caratteristiche di resistenza, eccetera, eccetera. E poi c'è, sempre per quanto riguarda il liquido, la drop on demand, che è un misto tra una stampante, un sistema additivo e un sistema sottrattivo, perché di solito la stampante porta anche una fresa, quindi c'è sostanzialmente un ugello che deposita un particolare tipo di cera, goccia per goccia, drop on demand, in determinati posti, c'è una, diciamo, fresa, piccola fresa che rifinisce il lavoro che è stato fatto, diciamo, dall'ugello sulla deposizione del materiale. Dall'altra parte abbiamo tutta la fotopolimerizzazione, ovviamente fatta con materiali adatti.
Ed è un sistema che sostanzialmente lavora per solidificazione di materiali sensibili ai raggi UV oppure solidificando attraverso l'utilizzo di un fascio di luce laser del materiale, della resina particolare, che aumentando di calore riesce a solidificarsi. Se invece il materiale che noi utilizziamo è allo stato solido, come per esempio quello che è, mi alzo un attimo, quello che c'è in questa bobina, questo qui è lo stato solido di un filamento, allora siamo nella categoria che viene sostanzialmente chiamata FDM, quella delle stampanti di cui vi parlavo prima. Oppure c'è quella per incollaggio che viene chiamata LOM, che è sostanzialmente una stampante, e le vedremo tutto quello che vi faccio vedere, che vi sto raccontando adesso, poi ve lo faccio vedere sia come oggetto realizzato con quella tecnologia, o almeno la maggior parte di queste tecniche, sia come prodotto finale. C'è sostanzialmente un rullo che fa passare su di un piano un particolare polimero plastico fatto diciamo, sviluppato in fogli. C'è un laser anche qui che taglia sostanzialmente il layer e mentre lo taglia lo fonde con lo strato precedente. In tutto questo, diciamo, c'è ancora il contour crafting che nella prototipazione, diciamo, classica, quella già utilizzata da un po' di tempo dalle aziende, non è considerata ancora rapid prototyping perché in effetti non è rapido e non serve nemmeno per fare prototipi, serve effettivamente per costruire diciamo, oggetti belli e buoni anche pronti per l'utilizzo, ma li vedremo. Perché allora diciamo, in questo momento si parla tanto di stampa 3D e sta succedendo sostanzialmente anche il motivo per il quale siamo qui. E sta succedendo tutto questo perché ci sono due fattori abbastanza importanti. Il primo è quello che ha portato alla chiusura sostanzialmente dei brevetti che riguardavano alcune di queste tecnologie. Qui ho cercato più o meno di mettervi su quando sono state inventate alcuni tipi di stampa. Per esempio nel 1989 è stata messa sotto brevetto la FDM, quindi la tecnologia che noi in questo momento utilizziamo, che aveva poi un tipo di patente, di licenza che è scaduta precisamente nel 2009. Che cosa è successo? Che nel momento in cui alcune tecnologie si liberano dalla licenza, sono a disposizione di tutti gli sviluppatori. E questo, diciamo, è una delle ragioni che ha portato poi all'utilizzo di massa di questo tipo di tecnologie. Come vedete, vi ho messo anche, per esempio, la SLS, quella che abbiamo visto prima, ed è la patente scaduta proprio nel 2014, tant'è che una delle prime stampanti, poi la Form One, se non vado errato, che utilizzava questa tecnologia, che è stata oltretutto proposta su Kickstarter, che è questo sito, no? Conoscete tutti quanti, perfetto, ha raccolto un bel po' di adesioni, un bel po' di fondi, ma è potuta andare in produzione solo dopo che la licenza è effettivamente scaduta. L'altro motivo è che in questo momento la stampa 3D sta cominciando ad essere utilizzata in vari settori. Ci portiamo ancora sulle spalle il retaggio di tutto quello che, no, l'industria fino adesso ha fatto, quindi ci sembra anche abbastanza naturale che, per esempio, la parte più grande dell'utilizzo di stampanti per la prototipazione rapida sia fatta all'interno della lavorazione di veicoli a motore, no? Quindi tutti, immaginatevi già solo i test che possono fare nelle gallerie del vento per testare l'aerodinamica di un'autovettura.
C'è però tanta altra parte, diciamo, del mercato che in questo momento si sta orientando nei confronti di questa tecnologia, quindi dalle macchine da lavoro ai prodotti proprio per i consumatori, al settore medicale e fino a quello aerospaziale. In effetti è stato stimato il volume di affari diciamo, dell'indotto che la stampa 3D porta con sé, e nel 2012 questo si attestava intorno ai 20 miliardi, che non è, diciamo, una cosa da sottovalutare. Ovviamente questo è un dato a livello testato su scala mondiale. Le macchine, quindi, che vi ho descritto prima, sono sostanzialmente, poi quando arriviamo al concreto delle cose, sono macchine di questo tipo. Questo, per esempio, è quella di cui, la macchina di cui, vi ho parlato, che è un prototipo molto molto simile, è stato sviluppato appunto all'MIT di Boston. E come funziona questa macchina? Funziona perché, come vedete, ha due cestelli, quei due che vedete lì. E all'inizio della stampa, sostanzialmente, uno di questi cestelli è pieno di polvere e l'altro è completamente vuoto. Ed è completamente vuoto, spero si riesca a vedere, è completamente vuoto, ma il fondo di questo cestello è posizionato nella parte alta, quindi c'è un pistone che è capace di regolare la sua altezza e che man mano, diciamo, che la stampa poi dell'oggetto viene effettuata, il pistone scende in modo da dare la possibilità all'oggetto effettivamente di crescere. Quindi che cosa succede? Succede che quando cominciamo la stampa, il primo cestello è pieno di questa polvere, c'è una spoletta, adesso non vedete bene, ma è questo pezzettino nero qui, ok? Che si sposta sul cestello pieno, ne sposta sul piano del cestello vuoto, ma con il fondo spostato verso l'alto, uno strato sottilissimo. Una volta che l'ha spostato, all'interno di quella spoletta c'è un ugello che spruzza del collante e lo spruzza in particolari punti dello spazio, dove quel collante tocca la polvere, la mistura sostanzialmente diventa solida ed è capace quindi di layer dopo layer costruire l'oggetto. Quindi poi la spoletta si risposta, riporta un altro strato, il fondo si abbassa, si rispruzza il collante e mano a mano viene fuori l'oggetto. Ovviamente diversi tipi di tecnologia vi danno possibilità costruttive differenti e vedremo in maniera particolare domani, quando poi scenderemo nello specifico della tecnologia della stampa FDM, quali sono i limiti e ovviamente quali sono anche le opportunità. Una macchina del genere è capace, per esempio, di stampare oggetti come quelli che vedete, a geometria complessa e chiusa, cosa che non sempre è capace di stamparvi, per esempio, una FDM, a meno che voi non adottiate determinati stratagemmi o trucchetti. Questo tipo di stampante, per esempio, è stata una delle prime stampanti che un gruppo di designer, che adesso, insomma, si è lanciato anche sul mercato da un bel po' di tempo, ha cominciato ad utilizzare quando ha cacciato, diciamo, i suoi primi prodotti. Vi cito i Nervous System perché è anche, secondo me, interessante capire poi qual è l'output, no? Di questo tipo di tecnologie, che però dovete, come dire, saper gestire. Quindi c'è da una parte la tecnologia abilitante che vi dà la possibilità effettivamente di realizzare l'oggetto, dall'altra c'è tutto l'approccio progettuale. E se siete, come dire, se siamo un po' smart e se siamo, diciamo, capaci di andare oltre le tecnologie e le possibilità che ci offrono, cerchiamo anche di utilizzare un tipo come dire, di modelli nuovi anche nei confronti del mercato che possono essere interessanti. In particolare i Nervous System, se ve lo volete cercare dovete scrivere la parola Nervous System e tra ogni lettera dovete mettere un trattino, ok? Perché è scritto così. Credo che sia .com, se non sbaglio, no? Nervous System.com. Vi
vi dà la possibilità, questo gruppo di designer vi danno, che oltretutto sono insomma dei, dei designer e dei programmatori molto molto bravi, vi danno la possibilità non solo di acquistare gli oggetti che loro disegnano sul sito, ma vi danno la possibilità di customizzare, quindi personalizzare gli stessi oggetti. Come per esempio questo tipo di lampada, sempre realizzata nella loro collezione, e loro quindi hanno due possibilità, hanno, diciamo, funzionano in questo modo, hanno sia la possibilità di lasciarvi scaricare questo software che per esempio vedete in questa, in questa diapositiva, e quindi farvi customizzare, in questo caso un anello, farvi customizzare diciamo la morfologia sostanzialmente di questo oggetto, sia nella dimensione, sia nel numero per esempio di bucature, di aperture, sia proprio nella forma, no? Vedete che lì si sta modificando proprio quasi i punti di controllo di quella, no? Di quella geometria, sia a come dire, un output fisico, tant'è che ci sono diverse location in giro per il mondo dove negozi sostanzialmente dove voi potete entrare e comprare materialmente quegli oggetti. Hanno avuto molto molto successo, stanno contemporaneamente portando avanti tante linee di ricerca, infatti vi invito a dare uno sguardo al sito. E un altro tipo per esempio di oggetto stampato con la stessa tecnologia è stato quello che Victoria's Secret ha fatto indossare a una delle sue modelle per la chiusura della sfilata. Ovviamente sono oggetti, come vedete, molto molto delicati, molto molto anche molto molto particolari, che hanno diversi gradi di resistenza, quindi il materiale sostanzialmente può essere molto molto fragile. Quella che ho avuto modo di usare cacciava fuori un tipo di materiale molto molto fragile, che insomma veniva spezzato sostanzialmente con le mani, ma dipende da che tipo di collante usate e qual è la polvere per la sinterizzazione che andate ad usare. Sempre nella stessa scia, lo so che saltiamo di scala potentemente, però sostanzialmente lo stesso sistema, lo stesso concetto è stato utilizzato per esempio da Enrico Dini per la costruzione della sua stampante. In effetti Enrico Dini, che è un pisano, che un po' di tempo fa ha cominciato a costruire a costruirsi da solo questa stampante 3D, che ha più o meno dimensioni 7,5 metri per 7,5 metri, per un'altezza credo di altrettanti metri. Quello che sostanzialmente, diciamo, lui è riuscito a costruire è un sistema che lavora solidificando della polvere, e con questo, diciamo, forse anche grazie alle ricerche che ha portato avanti, al lavoro che ha portato avanti, poi è stato chiamato da diverse istituzioni, tra cui credo sia stato contattato, se non vado errato, dall'ente spaziale americano per la costruzione dei primi moduli lunari sul progetto di Norman Foster, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, la tecnologia può lavorare su una scala molto molto piccola, adatta più a un lavoro di un designer che può produrre oggetti di design come accessori, ma può spostarsi la stessa tecnologia, quella che è stata anche abbiamo chiamato 3D printer, fino a, diciamo, alla formalizzazione di oggetti a scala architettonica. E questa è la stampante che sostanzialmente ha utilizzato. Se passiamo invece alla tecnologia FDM, quella, diciamo, delle più comuni stampanti che conosciamo, questa sostanzialmente funziona così: c'è un ugello che contiene sostanzialmente, è fatto da una camera dove viene riscaldato questo materiale, che è una camera di fusione. All'interno di questa camera di fusione, magari lo vedremo in maniera più approfondita domani, c'è una resistenza che quindi sostanzialmente produce calore, e un termistore che invece riesce a leggere il calore che ha prodotto, perché ogni materiale che noi andiamo a utilizzare ha determinati range di lavorazione, no? Di temperatura. Quindi magari il PLA ha un range di lavorazione che va dai 170 gradi ai 220, e se, come dire, lo portate a temperature più basse o a temperature più alte, la stampa perde di qualità per diverse caratteristiche. Questo ugello è capace di spostarsi sul piano X, Y, Z.
e depone il materiale alla velocità sostanzialmente che noi decidiamo. Quindi una stampante 3D, un tipo di stampante 3D è fatta sostanzialmente da quattro motori, no? E questi quattro motori controllano i quattro assi più, quindi X, Y e Z più il terzo asse che è l'estrusore, quindi la velocità con cui effettivamente il filamento viene fuori da questa da questo gel. Ovviamente ci sono tanti tipi di problemi anche con questa stampante, però è quella, diciamo, è la tecnologia che poi ha portato alla forse alla realizzazione della stampante che poi forse è più conosciuta, che è la Replicator della MakerBot, che ha cominciato, diciamo, ad invadere il mercato un po' di tempo fa, il mercato americano. Intorno, diciamo, all'utilizzo di questa stampante, di questa tecnologia, poi si è aperta, diciamo, si è aperto tutto lo scenario della produzione 3D che in questo momento conosciamo e che possiamo leggere sui media. Quali sono i limiti di questa tecnologia? Beh, sicuramente i materiali costituiscono un bel limite in questo momento. È vero che andiamo dal nylon all'ABS al PLA, però ecco, anche capire effettivamente quali sono i limiti, per esempio, di una lavorazione in ABS piuttosto che una lavorazione in PLA, piuttosto che in una in nylon, ci aiuta sostanzialmente a capire qual è il tipo di tecnologia più adatta che noi vogliamo utilizzare nella prototipazione di un determinato oggetto. Vi parlo di prototipazione e di non produzione, non di produzione, perché anche qui bisogna fare un distinguo interessante. Quali sono i tempi di realizzazione di un oggetto fatto con queste macchine? Sono abbastanza lunghi, si parla, diciamo, di ore, quindi li valutiamo in termini di ore. Non è detto che una stampa vi duri 5 minuti, non è un foglio che viene fuori da una stampante, ma c'è bisogno, diciamo, di un determinato lasso di tempo. Ci sono anche stampe che durano giorni per la costruzione di oggetti. Per esempio, noi abbiamo stampato un oggetto di dimensioni 16x16x16, immaginatevi un cubo, con un tempo di stampa di 12 ore, e sostanzialmente questo oggetto non era tutto pieno, altrimenti saremmo stati lì tutta la notte. E quindi innanzitutto il tempo. Quindi, se vogliamo utilizzare questo tipo di stampanti per produrre oggetti, per cominciare a fare produzione, che ha un tipo di, come dire, di realizzazione in numeri molto molto alti, allora forse questa non è la tecnologia propriamente più adatta, tant'è che questa ovviamente viene utilizzata per la prototipazione rapida, quindi per la costruzione di un prototipo che poi potete testare sotto tanti punti di vista, ma che poi forse deve andare in un processo di produzione per altri tipi di realizzazione. Quello che interessa, diciamo, a me, altro limite ovviamente, è il controllo della deposizione del materiale. Quanto materiale viene fuori da questa dall'ugello nell'unità di tempo, e come lo controlliamo effettivamente? Lo controlliamo perché il filamento, cioè questo filamento qui, che poi cade nell'ugello che è riscaldato, viene spinto ad una velocità oppure viene ritratto ad un'altra velocità. Però voi, diciamo, ve lo potete immaginare, se c'è una camera di fusione di quell'ugello che sostanzialmente fa cambiare di stato il materiale, no? Quindi lo porta da uno stato solido a uno stato fluido, quando andiamo a ritrarre il materiale, quello che effettivamente succede all'interno di quella camera di fusione, quanto quindi ne tiriamo fuori, non è controllabile con una precisione molto molto alta, no? Perché avete un comportamento non uniforme, perché alcune parti sono solide, altre parti sono completamente liquide, dipende dove andate a identificare, no, l'analisi. Quindi la deposizione di questo materiale è effettivamente poco controllata, specialmente nella fase di ritrazione, che vi serve sostanzialmente a quando l'ugello si sposta sul piano, ma non dovete stampare, quindi non deve essere deposto materiale. Quindi quando non deve essere deposto materiale, il filamento si ritrae. E quando si ritrae il filamento, come tutti, diciamo, immaginatevi proprio della materia plastica che si scioglie, sostanzialmente lascia dei, no, delle sbavature dei filamenti. Quindi anche la deposizione del materiale, se voi non controllate bene tutti i parametri di velocità, di ritrazione, eccetera, eccetera, non effettuate una stampa
ottimale. Non solo, ma c'è un altro grande problema, che la ritrazione del filo è fatta sostanzialmente, avviene tra una ruota dentata e un cuscinetto. Ok? Quindi tra la ruota dentata e il cuscinetto passa il filo. La ruota dentata è agganciata a uno di quei quattro motori che vi ho raccontato e ogni volta che va avanti e indietro, quindi spinge o ritrae il filo, consuma il filo che arriva nell'ugello. Ok? Quando consuma il filo che arriva nell'ugello, significa che il diametro del filo che arriva poi nell'ugello non è completamente integro, quindi c'è meno materiale di quello che voi vi aspettate. Tant'è che, per esempio, nei software di slicing voi dovete immettere il diametro del filamento che andate ad estrudere, proprio perché i software di slicing e poi di generazione del G-code, cioè del percorso utensile, è quello che sostanzialmente dà gli input alla macchina, no? Il comando alla macchina per far muovere la testina, utilizza. E quindi il flusso poi che viene fuori dall'ugello non è completamente pieno. Tutte queste, diciamo, non li voglio chiamare difetti, però insomma tutte queste particolarità fanno della stampa FDM un'ottima arma per prototipare determinate cose, ma un'arma molto meno efficace se volete andare in produzione, se volete andare in produzione con un determinato tipo di finitura. È vero che per i materiali che noi utilizziamo ci sono anche delle post finiture, però le post finiture, per esempio del PLA o le post finiture dell'ABS, sono abbastanza tossiche e non sono proprio, insomma, la cosa più semplice da utilizzare. Un altro, sempre spostandoci verso, come dire, di scala, no? Quindi sempre saltando di scala, c'è questo lavoro di un po' di tempo fa, del 2008, di Garmazzi & Cooler, dove con una stampante che lavorava sostanzialmente nello stesso modo, i progettisti affrontavano il tema acustico da un punto di vista sinestesico, sì, esatto. Nel senso che tendevano a, diciamo, l'installazione finale è stata questa, sostanzialmente quella di realizzare all'interno di una stanza un tipo di pannellatura che desse una qualità sonora particolare affinché poi il fruitore di questa qualità sonora avesse delle sensazioni particolari rispetto al tipo di posizione assunta nello spazio. Quindi semplicemente modellando questi pannelli che poi venivano attaccati alle pareti riuscivano ad avere delle percezioni differenti del suono che si produceva all'interno della stanza. Oppure ancora sempre con la stessa tecnologia, realizzato con la stessa tecnologia, è il progetto The Canal House, che ha come obiettivo quello della realizzazione di una casa, chiamiamola così, anche se non si è ben capito dove sarà la posizione effettivamente di questa casa e che cosa potrà contenere questo tipo di abitazione, con la stessa tecnologia realizzare ad Amsterdam sulla faccia di un canale sostanzialmente un'abitazione completamente realizzata con una tecnologia FDM. Ovviamente tutto quello che per esempio poi viene stampato con questa tecnologia ha innanzitutto dei costi abbastanza alti, considerate che orientativamente 1 kg di PLA di media qualità costa intorno ai 35 euro. Poi ci sono quelli di bassissima qualità, ci sono quelli di qualità migliore. Anche questo, insomma, il PLA è un tipo di plastica particolare di origine vegetale che viene fuori dall'amido di mais. Non si produce in Italia né in Europa. No, in Europa ci sono degli stabilimenti che trasformano poi l'amido di mais in un polimero plastico, però non ci sono coltivazioni in Europa che vi permettono di abbassare i costi rispetto alla produzione del genere. Tutto l'amido di mais che noi riusciamo a importare proviene in questo momento o dalla Cina o dall'Africa. E anche coltivare mais per realizzare polimeri plastici comincia a essere strano, no? Nel senso, naturalmente è una delle tematiche che conosciamo e che sicuramente conoscete meglio, però anche, diciamo, l'atteggiamento con cui si producono questi materiali è abbastanza strano. Nonché le caratteristiche prestazionali di una parete realizzata in questo modo.
quali possono essere? Che senso ha? Insomma, ci sono delle cose che sono molto molto interessanti realizzate con queste tecnologie, ci sono delle cose molto meno interessanti realizzate con le stesse. Un padiglione, per esempio, realizzato un po' di tempo fa da Van der Clay, e il progetto si chiama EGG, è un padiglione come questo stampato da tutti i pezzi realizzati con stampanti 3D, e sono 4.760 pezzi bullonati tra di loro. Adesso è sicuramente, oppla, è sicuramente abbastanza interessante il tipo di realizzazione. Io, diciamo, non abbandonerei il nostro senso critico nel valutare che tipo di utilità o che tipo di interesse, a parte quello, diciamo, sperimentale, scientifico, che è fondamentale, però per quanto riguarda, diciamo, un approccio effettivamente che vi può anche interessare all'utilizzo di queste tecnologie, può essere utile portare avanti con le stampanti 3D. Quello di cui vi ho parlato prima, per esempio, era all'inizio, in quella diapositiva dove si illustravano tutte le possibili lavorazioni. A un certo punto c'era una voce non categorizzata, che ho chiamato, che si chiama effettivamente contour crafting, ed è quella che lavorava con un materiale che all'inizio è sostanzialmente già in uno stato fluido, e non fa altro che, sfruttando un sistema di pressione che diciamo, spinge la materia verso un estrusore che può avere, come dire, differenti forme finali. Quindi può essere un estrusore che ha una forma finale identica all'estrusore, per esempio, della stampante classica FDM, quindi a sezione cilindrica. Possono essere estrusori di questo tipo. Quindi, dall'utilizzo di questo tipo di tecnologie, anche a scala diversa, come vedete, il materiale sostanzialmente viene deposto e lasciato solidificare, tant'è che questo tipo di tecnologia, che effettivamente è nata per lavorare argilla e ceramica, è stata poi utilizzata sempre con lo stesso sistema tecnologico ultimamente per la stampa di una casa, sostanzialmente di un intero edificio, dalla compagnia Winsun, che ha cercato, diciamo, di verificare quali fossero effettivamente le opportunità più interessanti donate da questa tecnologia, quali i tempi, quali i costi. Beh, allora, l'esperimento, se non vado errato, ha stampato 10 case in un giorno, e sono sostanzialmente queste. Loro dicono con un costo di 4.800 euro ad appartamento, cioè a casa, sostanzialmente finita. Anche qui, che tipo di prestazioni ha questo particolare oggetto? Non lo so, nel senso, ci starei abbastanza attento. Sono tutte sperimentazioni che effettivamente sono molto molto interessanti, perché ci danno anche dei dati, anche di carattere economico, anche per quello che riguarda il tempo, le opportunità. Una sperimentazione del genere, per esempio, è stata fatta anche alla Triennale di un po' di tempo fa, dove Marco Ferrari, se non sbaglio, ha presentato un progetto che si chiamava The Solid House, che era sostanzialmente una casa stampata tutta di un pezzo. Però non con questa tecnologia, diciamo, non con la tecnologia che noi possiamo chiamare in questo momento del contour crafting, ma con quella invece della 3D, quella che solidifica, quella utilizzata anche praticamente da Enrico Dì. Con lo stesso sistema, sempre quello della deposizione del materiale, per esempio, alcune speculazioni sono state fatte allo IAC, l'Istituto di Architettura Avanzata della Catalunya, dove, diciamo, sono stati realizzati diversi tipi di, chiamiamoli così, nuovi forati, ecco, che ovviamente avevano, come dire, tutto un apparato progettuale di ricerca, alle spalle, e riuscivano sostanzialmente a definire le caratteristiche di questo, mattone, sia per quel che concerne, le,
per esempio la dimensione, la forma, la capacità di isolare un determinato tipo di ambiente, quindi proprio caratteristiche prestazionali dell'oggetto, sia anche da un punto di vista estetico. Sulla stessa scia, per esempio, c'è quest'altro esperimento, sempre fatto all'interno dello stesso istituto, dove qui vedete effettivamente tutto l'apparato di deposizione del materiale costruito ad hoc affinché potesse essere ancorato ad un braccio robotico della Cuca. Ecco, questo è un altro argomento che in effetti va toccato, nel senso che la stampa 3D in questo momento vi dà la possibilità di stampare, diciamo, un falso 3D, anche se sono stati fatti già da un bel po' di tempo esperimenti che tentano di scavalcare questo limite, nel senso che una stampante classica, una Wasp, una 3D printer, in questo momento si muovono in X, Y, fanno un layer, poi c'è uno scatto nell'altro layer, ok, e vi fa l'altro. La stampante di per sé, per come è fatta, e anche la scheda che comanda i motori, è già capace di, come dire, di modificare contemporaneamente la posizione dell'ugello nello spazio e non solo sul piano. Ovviamente c'è bisogno, come dire, di comandare la macchina in un determinato modo, ma i motori sostanzialmente sono quelli. C'è un problema di velocità di stampa, c'è un problema ovviamente anche di supporto, nel senso che una cosa è che è, come dire, stampare su una superficie piana, una cosa è stampare su una superficie curva, significa che il software che vi fa, diciamo, vi genera il G-code deve conoscere la superficie curva sulla quale poi deve andare a posizionare il materiale, altrimenti non viene fuori. Credo che Alessio abbia sviluppato con Making Bow un tipo di stampa del genere che io non ho visto, ma che hanno stampato è solo perfetto, quindi credo che se andate sul sito di Making Bow riuscite anche a trovarmi conferma. Ok, però se vi andate, insomma, se spulciate un po' queste cose, vi vedete già una delle prime stampanti che lavoro in questo senso. Ovviamente avere un estrusore, naturalmente, che ha la possibilità di lavorare nello spazio, ok? Quindi non sfruttare solo i tre assi, ma sfruttarne due in più, quindi di modificare sostanzialmente la rotazione al polso e in due sensi sostanzialmente, allora, insomma, vi dà la possibilità di fare molto di più e di amplificare le vostre possibilità anche progettuali. E sono stati fatti molti esperimenti in questo senso, alcuni sempre provenienti da quell'istituto. È stato per esempio posizionato al polso di questo braccio chiamiamolo così, un megafon, ok? Non so se li avete mai visti, quelli industriali, quelli che riescono a scaldare velocemente l'aria, e all'interno sostanzialmente di questo tubo, che poi produceva aria secca e calda, è stato posizionato un estrusore in ceramica. Quindi tutto questo apparato poi veniva messo al polso di un braccio robotico, e questo braccio robotico era capace di stamparvi su un piano che non era X, Y, ma YZ, per dirvi, no? Quindi su un piano verticale, e l'estrusione che veniva fuori da questa cosa era immediatamente solidificata, sia perché hanno lavorato sul materiale, sia perché hanno lavorato, diciamo, sulla tecnologia proprio di stampa. Una cosa simile, diversa, come si fa a partire qui? È quella realizzata con il metallo, che ho voluto mettere nella sezione contour crafting, perché sostanzialmente è deposizione di materiali in determinati punti, non è altro, quindi è ancora per me all'interno di quella categoria. E questo, non so se vedete, questo tipo di
di lavorazione è sostanzialmente, immaginatevi quello che succede durante una saldatura, ok? Si fonde il materiale e immediatamente si solidifica un pezzo dopo l'altro. Ovviamente, agganciato questo tipo di sistema ad un braccio che è capace di muoversi nello spazio, vi dà la possibilità di realizzare oggetti del genere. Quello che riguarda, diciamo, il contour crafting, quindi la deposizione del materiale ha determinate caratteristiche, ha determinate anche, come dire, utilizzi anche all'interno dell'industria in questo momento. Diversi sono invece gli utilizzi che ne possiamo fare che possiamo ipotizzare con la multi-jet modeling. Questa macchina, presente già da una quindicina di anni sul mercato, se non di più, in generale è utilizzata per la realizzazione di calchi in silicone, quindi non di pezzi pronti per la vendita, ma di pezzi che sostanzialmente servono per realizzare altri pezzi. Ha una risoluzione abbastanza alta, è capace di lavorare con diversi materiali. La particolarità di questo tipo di macchina è questa, che riesce a utilizzare dei polimeri plastici che sono solvibili, che riescono sostanzialmente a sciogliersi in acqua. Quindi, quando voi per esempio stampate, e qui torniamo un po' ai limiti delle stampe, delle tecnologie di stampo, quando voi stampate un oggetto a geometria chiusa, ok? Avete in determinate situazioni, in determinati casi, la necessità di creare dei supporti, perché immaginatevi semplicemente un sottosquadro. Se non realizzate determinati supporti, quando la macchina va a depositare il materiale, non depositandolo sul piano della stampante, ma depositandolo sostanzialmente sul vuoto, il materiale cola. È vero che la macchina, i programmi di slicing sono anche dotati di accorgimenti per non, diciamo, per non far accadere questa cosa, nel senso sfruttano il filamento, no? Quindi vi fanno magari un primo strato dove il primo cola un po', il secondo nell'altro senso cola un altro po'. Per esempio, una cosa molto interessante che riesce a fare Cura, ma credo riesca a fare anche quello di, stavolta mi alzo poco male, di Ranellucci. È questo tipo di lavoro qui. Immaginatevi di avere un parallelepipedo. Questo? È questo? Immaginatevi di avere un parallelepipedo, magari largo, non lo so, così più o meno, è alto così. Quando lo andate a stampare sulla stampante, la base ve la fa perfetta, giusto? Il top, come ve lo chiude se non ci sono supporti? Allora, se le dimensioni sono accettabili, Cura comincia a lavorare così. Il primo filamento, quindi sostanzialmente lui ha realizzato già, diciamo, tutta questa parte qui di stampa. Quindi questa l'ha realizzata, l'ha stampata pezzo dopo pezzo, è arrivata a questo punto e deve chiudere, deve fare il top. Bene, rispetto a queste dimensioni qua, Cura riesce a capire, e rispetto anche al materiale, quanto cola il filamento se comincia a stampare in questo senso, da un bordo all'altro, perché ovviamente non gli conviene stampare in questa dimensione, perché il filamento in questa dimensione colerebbe tanto, no? Farebbe la corda. E allora comincia a sfruttare le dimensioni più piccole, quindi arriva qui, poi comincia a fare questo e va avanti. Questo primo strato non vi basta, perché questo primo strato, sostanzialmente una sola passata di questa cosa, comunque non è una superficie completamente liscia, ma se siete bravi a settare i parametri e se siete bravi a capire anche diciamo, qual è il range di lavorazione più adatta per il materiale che state utilizzando, l'ultimo strato viene perfetto, viene liscio come il primo. Oppla, è successo qualcosa? Disconnesso? Ah, ok. È andato in stand-by. Si è spento, non è che è andato in stand-by, è morto direttamente. Allora, datemi un secondo che
che attacco. Domande? Fino adesso? No, ok. Io non so quanto tempo ci abbiamo messo finora. Idrosolubili? E solubili come? Ah, idrosolubili. Ok. Questo tipo di stampanti riesce a realizzarvi, per esempio, dei supporti con un multiugello, perché sostanzialmente non ce n'è uno, ma ce n'è più di uno. In effetti noi, una cosa che non abbiamo pensato, Giovanni, ma possiamo cacciarla direttamente la stampante, così magari ce l'hanno mentre racconto un po' di cose. Quindi sostanzialmente si alternano gli ugelli, quindi ci può essere un layer dove, immaginatevi di sezionare questo con un piano XZ, no? Quindi ci sono delle parti dove effettivamente c'è bisogno del materiale che effettivamente serve alla stampa, e invece del materiale che invece deve generare semplicemente il supporto. Poi questo pezzo si prende e si porta in un bagno caldo, diciamo, dove ci sono dei particolari solventi non molto aggressivi, quindi che non incidono poi il materiale, il polimero plastico che sta lavorando. Questa è una WASP. E con questo poi, per esempio, un tipo di stampante del genere è molto molto utilizzata, perché è una in lavori di oreficeria, perché ha una risoluzione molto molto alta. Diciamo, l'aspetto delle tecnologie di stampa, perché quello che volevo toccare oggi come lecture in questo intervento, era proprio, un viaggio tra le diverse tecnologie di stampa additiva, anche per raccontarvi che nel momento in cui pensate alla realizzazione di un oggetto, pensate e tenete presente anche i limiti della stampante con cui state lavorando, ovviamente, sia limiti che opportunità, perché nella dialettica di questi due, di queste due stanze, poi può trovare secondo me può trovare molto molto spazio la vostra attività progettuale. In più, nella stampa additiva, per continuare il filone che ci porta in questo viaggio attraverso la fabbricazione digitale, ho aggiunto i lavori di Grammazian Cooler. Perché Grammazian Cooler? Perché un po' di tempo fa, questo è un lavoro che, se non sbaglio, è del 2008 o 2007, perché per primi, in maniera abbastanza conclamata, hanno utilizzato un braccio robotico della Kuka, montato su, in questo particolare caso era montato su un camion sostanzialmente, che quindi riusciva anche a spostarsi, in effetti teneva anche teneva sia una guida all'interno proprio di quella parte del container, ecco, non mi veniva il termine, quindi sostanzialmente aveva un asse in più, sia comunque tutto il blocco sul quale era appoggiato il braccio robotico riusciva poi a spostarsi e riuscì a costruire, vedete, pezzo dopo pezzo questa cortina in mattoni. Ed è anche questo un tipo di lavoro additivo, nel senso aggiunge materiale per la realizzazione del manufatto. In questo caso era un'installazione, aggiunge materiale anche se non lo trasforma, nel senso che utilizza materiale classico dell'architettura come il mattone, ma lo fa attraverso l'uso di tecnologie nuove, tant'è che poi il lavoro di Grammazian Cooler è continuato, è arrivato al 2008 alla Biennale di Venezia con questa installazione, e con
nel 2010 con un lavoro fatto su questo tipo di realizzazione. Il progetto si chiama The Programmed Colonnum. Ed è un tipo diciamo, di colonna realizzata sempre con la stessa tecnologia, quindi realizzata da un braccio robotico che posizionava un mattone dopo l'altro in un determinato punto dello spazio. Prima di posizionarlo, il braccio robotico si avvicinava sostanzialmente ad un ugello. Questo ugello depositava il collante sulla superficie inferiore del mattone, la depositava solo nella parte in cui era necessaria, perché se il mattone, diciamo, poggia su quello inferiore, non su tutta la superficie, ma ci sono delle parti che praticamente non toccano, il controllo, quindi proprio tutto il processo di fabbricazione riusciva a controllare anche questo aspetto, con risultati che sostanzialmente sono questi. Questo è in particolar modo un risultato di un workshop fatto a Zurigo nel 2010. Quindi a conclusione di un ciclo di lavoro portato avanti con gli studenti, che poi è, diciamo, la conclusione di un lavoro che Gramazio e Kuller avevano cominciato a portare avanti già da un po' di tempo fa, con la realizzazione, diciamo, di un primo di dei pannelli prefabbricati che per la prima volta sono stati installati, posizionati in una struttura, in un edificio. E in particolare, qui vediamo proprio il braccio robotico che sostanzialmente sta posizionando questi mattoni. Qui li sta qui il pannello sulla fotografia in alto è quasi completato, e questi pannelli poi sono stati installati in un progetto che hanno chiamato Brick Facade non standardizzata, in una azienda vinicola della Svizzera, e che hanno sostanzialmente costruito, hanno, diciamo, progettato secondo questo schema qui. Diciamo, forse anche un po', non so, in maniera manieristica, chiamiamola così, ma semplicemente volevano riprodurre sulla facciata che voi vedete di quell'edificio lo stesso pattern che avevano preso come ispirazione per il lavoro appunto all'interno di un edificio dove poi veniva stoccato dello champagne, quindi le bollicine erano per loro un carattere predominante. Allora la generazione di quel pattern tramite la produzione dell'ombra che un mattone generava sull'altro ha prodotto poi, diciamo, questo tipo di risultato. Questo lavoro è stato condotto appunto con un software che è Grasshopper, quindi la posizione dei mattoni è stata decisa direttamente in Grasshopper, nel senso che è stata realizzata la definizione che vi permetteva la generazione di quel pattern o di un altro pattern, se al posto di questo, diciamo, di questa suggestione qui, quindi di questa immagine qui che poi riusciamo a tramutare, a importare in Grasshopper e a valutarne di differenti caratteristiche cromatiche, riusciva a regolare poi la posizione e la rotazione di un mattone l'uno sull'altro. Gramazio e Kuller hanno fatto tanto altro, hanno prodotto un po' di tempo fa un'installazione Flying Architecture molto molto interessante, che utilizzava 7 droni, e che riusciva a posizionare, i droni riuscivano a posizionare nello spazio dei mattoni alleggeriti, quindi avevano sostanzialmente dei nidi dove andavano a ricaricarsi o a riposizionarsi di volta in volta, si spostavano da questi nidi, prendevano il mattone perché conoscevano la posizione dove alcuni operatori depositavano ogni volta il mattone, e si spostavano all'interno dello spazio, immaginatevi quest'aula sostanzialmente, e depositavano un mattone dopo l'altro in determinate posizioni dello spazio. Ovviamente da qui non vi sto a dire, diciamo, né le speculazioni poi progettuali che sono nate, né quelle che ci sono prima,
della lavorazione con i droni, perché è interessante cominciare a lavorare con questo tipo di tecnologia. Sappiate, diciamo, però, che la ricerca si spinge anche in questi ambiti. E non so se questo è stato fatto vedere, credo di sì, datemi conferma. Quindi l'avete visto già, penso che Riccardo l'abbia raccontato molto molto meglio di me, però anche questa, diciamo, è stata inserita, ma volevo raccontarvela, nel senso, l'ho inserita perché anche questa in qualche modo è additiva, come, perché aggiunge materiale come tipo di lavorazione. Ovviamente di questo sapete già tutto, e quindi passiamo a tutto quello che potrebbe essere la lavorazione, i processi sottrattivi. Adesso io, per bilanciare un po' la mia presentazione, vorrei capire che tempi abbiamo e che... sono 17:30. Abbiamo un'ora, quindi va bene, almeno fatevi raccontare quello che abbiamo fatto noi con il paviglione, che mi sembra interessante. Allora, per quanto riguarda i processi sottrattivi, sappiate che, diciamo, tutto quello che toglie materiale per la costruzione, per la realizzazione di un oggetto, per esempio dalla fresatura all'incisione con laser, oppure al taglio laser, oppure al lavoro con la sgrossatura, per esempio, sono tutte tecnologie che in questo momento sono nell'ambito dei sistemi sottrattivi. Anche la waterjet, per esempio, è posizionata all'interno di questo macroambito. Vi faccio vedere alcuni esempi molto molto in maniera molto molto veloce, che però, diciamo, vi danno anche una sponda su quello che può essere, per esempio, il lavoro con Grasshopper. Sicuramente non saremmo capaci, dopo questo workshop, di progettare una cosa del genere, però sappiate che gli strumenti che sono stati utilizzati per la realizzazione, la progettazione di questa struttura tutto quello che poi è stato il sistema di fabbricazione, no, che quindi ha portato il progetto alla realizzazione materiale di tutti i componenti, è stata realizzata con i software che state utilizzando in questi giorni. Quindi dal progetto, quindi dalla discretizzazione di questo padiglione, alla scelta sostanzialmente dei tipi di componenti che potevano avere, che erano sostanzialmente di quattro tipi, che, quindi da un componente a bordi completamente lineari, quindi non curvi, a componenti che invece si spingevano fino a bordi totalmente curvi, diciamo, quindi la tipologia di questo tipo di componentistica è stata decisa sostanzialmente in fase progettuale a priori, valutando diversi aspetti sia della discretizzazione della superficie, sia delle planarizzazioni in determinate sue parti. Alcuni di questi aspetti, per esempio, sono stati aspetti di carattere strutturale, ovviamente, perché c'è, per esempio, credo di averla messa qui, ecco qui, un diagramma che faceva sostanzialmente vedere quali erano le parti della struttura, i componenti della struttura più stressati. Ovviamente la densità nelle parti più stressate del materiale aumentava per assicurare, diciamo, caratteristiche di solidità. Non solo, ma ogni sistema, quindi ogni pezzo, era univocamente identificato nello spazio, sia nella posizione, sia ragionamento complessivo, quindi aveva un verso di posizionamento oltre che una posizione precisa nello spazio, e sono stati alla fine assemblati in un modo, insomma, abbastanza semplice. Sono stati innanzitutto tagliati con una vinyl cutter,
diciamo, un po' più potente di quella là che normalmente potete trovare o potete acquistare, per esempio, dalla Roland, che adesso insomma ne sta cacciando tante, che era capace di tagliare una sfoglia di legno molto molto sottile che andava dagli 8 decimi al millimetro e due. E questa sfoglia sostanzialmente è stata poi tagliata e incisa. Lungo l'incisione, vedete, poi si piegava sostanzialmente il bordo. Una volta piegato il bordo, il modello sostanzialmente il modulo veniva completato e veniva agganciato con delle semplici fascette che tenevo insieme dai 2, 3 o 4 moduli in una volta. Dipende ovviamente in quanti angoli, quanti moduli cadevano in un angolo. Questo tipo di padiglione, sì, sostanzialmente, è come dire, è stato realizzato un po' di tempo fa, credo che questo sia stato realizzato, se non vado errato, nel 2009, ma mi piaceva, diciamo, raccontarvi anche dell'esperienza che abbiamo fatto noi con Andrea, con Codeit, per quanto riguarda la realizzazione di Cocoon. Cocoon è l'oggetto finale che noi abbiamo portato fuori alla fine di un workshop che si chiamava GH2 Fabrication, che abbiamo tenuto un po' di tempo fa al Mediterranean Fab Lab. L'idea era quella di costruire uno spazio che c'era stato sostanzialmente assegnato, un padiglione, di realizzarlo in cartone tri-wall, non so se conoscete, insomma, fatto da 3 sfoglie sostanzialmente, quindi 3 fogli piani con 2 fogli ondulati all'interno dello spessore di 1,4 cm, che potevamo tagliare in maniera netta, oppure potevamo incidere con una lama a 45 gradi in modo da, diciamo, far piegare alcune parti, quindi non tagliare tutta la superficie di lo spessore di questo 1,4 cm, ma semplicemente toglierne alcuni strati e agevolare una piegatura. Le fasi che noi sostanzialmente nell'attività progettuale abbiamo cercato di portare avanti sono state queste sostanzialmente: siamo passati dalla tassellizzazione di tutta la superficie alla planarizzazione, che non è così scontata. Magari quando faccio vedere il video, Andrea, dopo, se vuoi dire qualche cosa sulla definizione che poi hai messo a punto per la planarizzazione degli esagoni con cui abbiamo discretizzato il padiglione, l'individuazione di un ingresso, l'assestamento dei pezzi intorno alla parte dell'ingresso, la scelta del pattern di alleggerimento. E qui vi ho messo 2 video che cerco di far partire, che invece non partono manco per niente. Guarda, forse vi devo cliccare qui, eccoli. Allora, per non dire a tutti il mio numero di telefono, 154, vediamo un po' se ci siamo collegati e vediamo se riusciamo a ribeccare questa. Parte. Allora, questa è la planarizzazione. Vuoi sì, se ti va, sì, altrimenti faccio come ti. In effetti l'ho lanciato, ma non si vede. Ah, eccolo. Parte? Se gli dai un po' di tempo, parte, sì. Sì, allora, Intanto. tenete presente, nel momento in cui dovete discretizzare, ovvero rendere costruibile con tecnologie che essenzialmente lavorano fogli piani, Esatto. Delle superfici a doppia curvatura, siete costretti a fare un'operazione che appunto viene detta discretizzazione, ovvero prendere la superficie dalla sua perfezione, della sua doppia curvatura, andarla a ridurre in sottosuperfici che siano planari. Una delle operazioni più semplici ovviamente è discretizzare, quindi tassellare
questa doppia superficie, questa superficie a doppia curvatura in triangoli. Perché triangoli? Il triangolo, ovviamente passando per tre punti, è sicuramente una geometria planare. Nel momento in cui invece decidete di utilizzare forme leggermente più articolate, ovvero già superfici che hanno quattro punti di delimitazione, non avete questa sicurezza, ovvero i quattro punti non giacciono necessariamente sullo stesso piano, tre di sicuro, quattro no. Quindi è necessario andare a variare la forma del pannello in modo che il quarto punto vada a appoggiarsi sul piano iniziale. Ovviamente il quarto punto che state spostando per un pannello appartiene anche al pannello adiacenti. Quindi questa operazione che viene fatta è un'operazione ricorsiva. Nel momento in cui spostate un punto, spostate anche quello di fianco e dovete trovare la soluzione geometrica che funzioni per tutti i pannelli adiacenti. Pensate cosa succede nel momento in cui invece di utilizzare quattro punti volete utilizzarne sei. La difficoltà nel calcolare e nel planarizzare questa geometria diventa molto 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 più articolata. Nella fattispecie la planarizzazione di esagoni fino a alcuni anni fa, ovvero prima che fosse introdotto Kangaroo, ovvero il plugin all'interno di Grasshopper, era nella fattispecie dominio di 4-5 studi di ingegneria a livello mondiale. Cioè c'erano 4-5 studi che erano in grado, con formule matematiche molto complesse, di ricavare qual era questa superficie planare che risolvesse la geometria iniziale. Per di più il fatto di tassellare con esagoni una geometria impone al fatto che gli esagoni variano di forma, passano da esagoni regolari a esagoni molto irregolari, a seconda che la superficie fosse concava o convessa. Kangaroo in un certo senso ha di nuovo rivoluzionato le carte in tavola, perché ha democratizzato il fatto di rendere planari queste geometrie. Il fatto che sia possibile farlo in maniera molto semplice non vuol dire che sia semplice il farlo. Per arrivare a questa cosa, a questa planarizzazione, abbiamo lavorato credo un paio di settimane andando a testare devo dire almeno centinaia di parametri: rigidezza dei materiali, le molle che compongono questi sistemi di spring effettivamente, e quindi la risoluzione del disegno, le tolleranze da utilizzare, un'operazione molto articolata. Per di più non è solo articolato il planarizzare gli esagoni, è molto articolato il fatto di ricavare una geometria che abbia esagoni completi. Nel momento in cui tassellate una superficie che ha due domini, c'è un dominio che viene a combaciare con l'altro, ovvero l'inizio della superficie va a toccare la fine della superficie. Lo vedremo domani, alcuni esagoni verranno tagliati a metà, perché necessariamente partono da una banda e finiscono in un'altra. Quindi sono state risolte a monte una serie di problematiche molto molto ingenti, e il risultato è questo, ovvero un'operazione che è qua velocizzata in un certo senso, perché sono state abbassate le tolleranze, però nel giro di un'ora riusciva a planarizzare tutta questa struttura. La cosa molto importante riguardo al comportamento strutturale di questo padiglione: il padiglione è autosostenuto, cioè la struttura impressa al padiglione faceva in modo che il padiglione si autosostenesse, e gli esagoni erano uniti fra di loro permettendo le rotazioni. Quindi l'unica cosa che vincolava effettivamente il comportamento strutturale del padiglione è il fatto che fossero vincolati in tipo cerniera. Avete presente cos'è un vincolo a cerniera? Quindi gli esagoni potevano ruotare fra di loro, ma non potevano scorrere lungo i lati. E quindi è stata un'operazione decisamente articolata. Fino ad allora erano pochissime le strutture che erano state collaudate sul campo di planarizzazione esagonale. In realtà questa è la prima serie di un padiglione, ne è stato fatto un altro l'anno successivo, ovvero il Cocoon Evolution abbiamo chiamato, che utilizzava non il cartone ma alucobond, quindi due fogli di alluminio con interposto un foglio plastico, di dimensioni ancora superiori e che ha avuto un livello di sperimentazione decisamente più importante. Che vedremo, sì.
Sì, ce l'ho, lo vedremo. Volevo solo far partire il video, se ci riesco. È andato. Se carica. Allora, diciamo, dopo aver tanto penato, perché non vi sto a dire sostanzialmente difficoltà per il taglio dei pezzi, difficoltà per la numerazione dei pezzi, difficoltà, prima di questo avevamo realizzato, diciamo, una sezione dello stesso padiglione per testare qual era il modo migliore per agganciare le alette del cartone sostanzialmente. Tutto questo ve lo racconto perché anche, diciamo, andare in fabbricazione vi comporta un continuo feedback di dati e distanze progettuali che noi, diciamo, per quello che abbiamo potuto abbiamo fatto rientrare all'interno del lavoro progettuale, quindi riassestando la forma, riassestando le ipotesi progettuali che avevamo messo in essere. E non parte, vabbè, insomma, forse non c'è internet, vi faccio vedere però direttamente, peccato perché era interessante. Allora, questo lo chiudiamo qui, lo mettiamo qui. E la realizzazione finale poi è stata questa. Anche qui, per esempio, avevamo ipotizzato che la base dovesse essere ferma, no? Quindi gli anelli che poggiavano a terra sostanzialmente dovevano essere solidali con il piano dove siamo andati a costruire il padiglione, ma per situazioni contingentali, eravamo all'interno di una mediateca con il parquet a terra, non ci potevamo mettere ad inchiodare i pezzi di cartone nemmeno ad incollare i pezzi di cartone su quel pavimento. E sostanzialmente che cosa è successo? Che non so se qui ho messo le foto, ma forse si vedono per esempio in foto come questa, il cerchio a terra sostanzialmente ha cominciato a collassare anche perché il materiale con cui andavamo noi a lavorare era il cartone. È stato il cartone, quindi il cartone a un certo punto, quando sostanzialmente si piega, si plasticizza, nel senso rimane poi con la forma della piegatura. E una volta che poi tutto il peso della struttura ha cominciato ad essere abbastanza importante, gli anelli di base hanno cominciato sostanzialmente a cedere e il cerchio che poggiava a terra si è andato sempre più stringendo verso l'interno. Anche qui interessante per noi è stato capire anche come realizzare, cioè come montare la struttura, qual è il sistema migliore, se montarla a pezzi, se montarla direttamente per cicli ricorsivi, no? di pezzi, eccetera eccetera. Vabbè, ci sono volute 2 giornate, il sistema è stato questo, che è simile alla alettatura che vi ho fatto vedere prima, nel senso che ci sono 2 alette che combaciano l'una con l'altra. Sono state messe sostanzialmente 2 rondelle e sono state infilate all'interno di queste 2 rondelle 2 fascette, quindi in modo incrociato, quindi una con un verso, l'altra nell'altro, sono state infilate all'interno delle teste delle fascette, tutte e due sono state tirate, quindi strette. Le rondelle servivano affinché la fascetta non tagliasse semplicemente il cartone e quindi il pezzo è stato reso solidale sostanzialmente sulle alette a tutti i pezzi intorno. Ovviamente qui vedete un numero, significa che tutti i pezzi che noi avevamo stampato li abbiamo numerati e la posizione di quei pezzi era ovviamente corrispondeva al modello che noi avevamo in Grasshopper e in Rhinoceros. Forti e anche folli di questa esperienza, soprattutto folli di questa esperienza, abbiamo deciso di presentare alla Maker Faire, la prima Maker Faire, questo padiglione che abbiamo chiamato, come diceva Andrea, Cocoon Evolution Pavilion, realizzato in collaborazione con Tecla, che è un'azienda con la quale lavoriamo da un po' di tempo, che aveva messo a disposizione una macchina, ed è una 2 assi e mezzo, nel senso che non riesce proprio a spostarsi in Z, manco se la pagata, nel senso che contemporaneamente non lo fa, riesce semplicemente a tagliare una lastra di, in questo caso, alucobond, cioè un sandwich di alluminio, plastica, alluminio, su di una superficie di un piano di 1,70 m per 2,5 m, se non vado errato. L'alucobond che abbiamo scelto, il materiale che abbiamo scelto era interessante per noi perché avendo quest'anima interna in plastica
ci dava sicuramente un po' più di resistenza. Il bordo esterno, quindi noi quando sostanzialmente abbiamo realizzato le alette, abbiamo fresato la parte superiore di alluminio, abbiamo inciso una parte della plastica e abbiamo lasciato intatto l'ultimo foglio di alluminio, che poi è servito sostanzialmente a tenere la piegatura dell'aletta quando abbiamo montato tutto il padiglione. È stato prima montato, perché ovviamente ci dovevamo assicurare anche della solidità, è stato prima montato in azienda, è stato testato da alcuni ricercatori dell'Università di Bologna che hanno fatto alcuni test sia credo alla spinta del vento, se non sbaglio, sia proprio alla gravità, ma questi test li avevamo fatti anche noi. In realtà la ricerca è stata in un certo senso molto folle, perché abbiamo voluto spingere su molti binari paralleli. La dimensione, questo padiglione era di 7 metri e mezzo per 8 per 6 di altezza. Con due aperture, quindi il padiglione si stacca dalla superficie in due momenti. Per di più l'apertura non era stata ricavata per sottrazione degli elementi, ma è stata accompagnata, quindi la sagoma letteralmente fluisce. Quindi il comportamento strutturale è completamente diverso, il peso è completamente differente, perché l'alluminio è decisamente più importante. Per di più abbiamo scelto di in maniera molto azzardata di andare su uno spessore assolutamente irrisorio, che era di 4 mm se non sbaglio. Tenete presente un padiglione alto 6 metri e che si regge solo su un foglio di 4 mm, per di più inciso. È una struttura al limite, noi volevamo assolutamente fare ricerca, quindi sperimentare, ma dall'altra parte eravamo in un luogo pubblico sottoposto al flusso di turisti, quindi state viaggiando veramente su un binario pericoloso. Molto pericoloso, quindi abbiamo dovuto fare delle verifiche. Le verifiche le abbiamo fatte sia costruendoci dei momenti di prima verifica in grasshopper, quindi abbiamo simulato il comportamento fisico del padiglione sottoposto a gravità, e poi ovviamente per motivi di sicurezza abbiamo deciso di farci fare delle verifiche esterne attraverso appunto dei ragazzi che lavorano al Dipartimento di Ingegneria di Bologna. Tenete presente che anche trovare i software strutturali in grado di fare queste simulazioni è assolutamente molto difficile. Penso che Riccardo vi abbia parlato in parte di questa cosa. Loro sperimentano addirittura i software per fare queste simulazioni. Ed è per quello che viaggiare sui binari della ricerca non solo richiede creatività da un certo punto di vista, ma richiede anche il fatto di crearvi continuamente gli strumenti per testare la vostra creatività, perché non potete arrivare alla realizzazione e non avere alcune certezze sul comportamento della vostra struttura. Questo invece, allora qui vedete più o meno insomma le ipotesi di padiglioni, forme di padiglioni prese in considerazione. Alcune sono state scartate proprio perché diciamo in alcune la planetizzazione non riuscivamo ad ottenerla, perché non è detto che il sistema che noi utilizzavamo desse certamente un risultato, o magari lo poteva darlo, ma in tempi non compatibili con i nostri. Quindi dall'individuazione della shape più adatta, poi siamo andati qui a lavorare proprio sulla planarizzazione, che sostanzialmente ricalcava la planarizzazione, quindi la definizione era molto molto simile, se non identica, a quella che abbiamo utilizzato per quello in cartone. Considerate che quando andate sostanzialmente a lavorare con una definizione come quella che abbiamo utilizzato, che poi si ispirava a una di Daniel Picker, no? Che è la persona che ha materialmente scritto Kangaroo, avete bisogno di settare determinate cose, quindi avete bisogno di settare sostanzialmente le forze che agiscono sulla struttura e i vincoli invece che la struttura ha. Noi avevamo necessità di ancorare per esempio questa struttura al suolo, quindi dovevamo una costrizione che noi abbiamo dato a questo tipo di simulazione è stata proprio quella sui punti della base. Dicevamo: guarda, tu puoi modificare sostanzialmente la conformazione di ogni esagono in determinati limiti, in determinati range, però siamo sicuri che determinati punti a terra non devono muoversi. Quindi tutto questo lavoro che adesso vi sto dicendo, che insomma a parole, ma è stato fatto costruendolo in grasshopper, quindi andando per
costruirsi i propri passaggi logici di questo lavoro, ha permesso quindi prima la planalizzazione, poi come abbiamo fatto in cartone, avevamo anche la necessità di alleggerire la struttura, quindi il fatto di bucarla non era solo semplicemente per noi un vezzo così estetico, ma sostanzialmente volevamo rendere più leggera quella struttura. Non so se avremo modo in questa, non credo, in questa 4 giorni di toccare anche la generazione di pattern, ma non credo che ce la facciamo. Però sappiate che anche tutte le fasce che voi vedete bianche e nere non le abbiamo decise noi colorando questo sì e questo bianco, ma è stata costruita una definizione sostanzialmente che generava diversi pattern, diverse possibilità di combinazione di quei valori che voi avete visto per esempio vero o falso, no? E rispetto alla reiterazione, ripetizione di un pattern su molteplici elementi si generavano differenti pattern. Vuoi dire qualcosa? Sì, voglio solo accennare al fatto che cose che sembrano molto semplici, puoi tornare ai pattern bianco e neri. Tenete presente, ho fatto una definizione per andare a testare quante bucature c'erano sul padiglione e appunto che forma avessero. Tenete presente, a seconda di quanto andate a bucare un padiglione, il peso generale cambia il comportamento statico, cambia il comportamento dinamico, cambia la simulazione al vento. Quindi in realtà ogni volta che cambiate qualche cosa è un circolo, cioè i dati che sono in uscita vanno rimessi all'ingresso, si chiama feedback loop, è una tecnica assolutamente assodata, però comporta il fatto di lavorare per cicli. Cioè, ogni volta che voi cambiate qualche cosa dovete aspettare la fine della simulazione per capire se i dati che avete stimato sono validi per rifar partire la simulazione. E si parla di processi di ottimizzazione, in un certo senso, o più che ottimizzazione di performance. Quindi, ogni volta che foravamo più o meno in determinate zone del padiglione, cambiava la resistenza e queste cose qua rinfluivano sulla forma del padiglione. Tenete presente, già solo per decidere la forma finale del padiglione abbiamo fatto credo un centinaio di modelli e alcuni si adattavano meglio o peggio sia al comportamento statico che alla planarizzazione. Quindi un lavoro decisamente intenso alla base del design che poi ovviamente si traduce in snellezza dal punto di vista operativo, quindi siete molto più veloci nel lavorare i materiali e assemblarli. E la definizione che poi ha messo a punto Andrea arrivava alla messa in piano dei singoli pezzi, quindi adesso non ve lo posso zoomare, però il nesting è stato fatto con RhinoNest, che è un programma che lavora su Rhino, su RhinoCeros, che sostanzialmente ottimizza la posizione di diversi elementi a geometria la più variabile come quella che potete vedere all'interno di dei formati predeterminati che per noi rappresentavano ovviamente i fogli di lavoro, quindi corrispondevano proprio alla dimensione del foglio di alugobond che andavamo a lavorare. Però avevamo i pezzi tutti numerati, avevamo i pezzi con il bordo sostanzialmente esterno, quello che conteneva anche la lettatura, l'incisione della lettatura in un colore su un layer diverso, il numero che doveva essere inciso sul pezzo e la bucatura centrale, tutto questo con colori e su layer diversi. Perché? Perché quando poi lo andate ad esportare e lo fate leggere sostanzialmente al software che governa la macchina, lui riesce a capire secondo il diverso layer, secondo il diverso colore, che tipo di lavorazione deve andare ad eseguire su quel pannello, se deve incidere piuttosto che se deve tagliare, se deve semplicemente forare, eccetera eccetera. Questa è stata questo per esempio è un pezzo di lavorazione che abbiamo eseguito, ancora vedete posizionato sul piano di stampa, quindi tutto questo che vedete voi tra i vari pezzi sostanzialmente è materiale perso. Diciamo che forse il lavoro di nesting, cioè di messa su tavola sostanzialmente dei pezzi, poteva essere ancora ottimizzato, ma vi assicuro ragazzi che avevamo dei tempi strettissimi. Vuoi far vedere il test? Non posso senza scollegarlo. Scollegalo un attimo e poi lo ricollego. Cioè, no, lo possiamo? No? Ok. Allora facciamo vedere dopo. In tutto questo. In tutto questo, tanti
tanti sono stati anche gli accorgimenti, o chiamiamoli errori, o cose a cui diciamo, abbiamo pensato dopo sostanzialmente, sono capitati dalla semplice piegatura e quindi dall'incrocio di più pezzi, no? Specialmente quando poi i pezzi cominciavano a stringersi, ad essere esagoni molto molto allungati, avevi degli spigoli dove incidevano più esagoni, e quando incidevano più esagoni non sempre il materiale si piegava per come ci eravamo immaginati, e quindi avevamo delle tolleranze che non avevamo considerato nella coassialità dei buchi che praticamente erano stati fatti per le viti. Anche il tener conto dello strumento con cui tu vai effettivamente a montare una cosa del genere è un dato che in fase di progetto ti può far spostare o meno la posizione di dove andavi a fare i buchi. Anche diciamo, come e dove fare i buchi incideva sull'aspetto strutturale. Un feedback, per esempio, che noi abbiamo ricevuto dall'analisi fatta diciamo, da questi ingegneri dell'Università di Bologna è su come posizionare i buchi, se posizionarli sostanzialmente in linea, se posizionare le viti a coppie, come poi abbiamo fatto. E tenete conto che fori effettuavamo, più tempo di lavorazione ci voleva, più i costi incidevano, più spostavamo verso l'interno, verso l'esterno i buchi, più trovavamo delle situazioni limite in degli esagoni che avevano delle dimensioni o troppo piccoli o troppo grandi, che non ci andavano bene, magari erano troppo vicini, magari erano troppo distanti, quindi c'era una letta con due buchi troppo troppo distanti. Quindi tutti questi feedback sostanzialmente li abbiamo anche capiti nel momento in cui abbiamo fatto le cose. Sì, abbiamo anche modificato in corsa il padiglione, nel senso nel momento in cui abbiamo capito che la posizione delle connessioni era cruciale, abbiamo stabilito delle regole per cui quando il lato del pannello diventava troppo lungo mettevate più viti, quando diventava troppo corti venivano sottratte, quando erano troppo vicine le viti venivano spostate, cioè tutte regole che sono andate a implementare la cosa. Tenete già solo presente che il fatto di raddoppiare le viti raddoppia il peso delle connessioni, cosa non assolutamente da poco, perché se non mi sbaglio eravamo a quanti pannelli? Ce l'ho scritto all'inizio. Se non mi sbaglio 200 pannelli, sì, moltiplicate genere. Le connessioni, sono 4 viti per ogni lato, sono 6x4, 24, il numero di viti fa un sacco di chili. E quindi sono tutte cose che dovete assolutamente prendere in considerazione. Quindi capite come in realtà giocare con le forme è un gioco, ma poi le conseguenze quando andate nella realizzazione sono tutt'altro che un gioco, che dovete assolutamente considerare e reinterpretare nel momento in cui iniziate queste cose. E questo che va detto, Andrea, per me, dal mio punto di vista, è una delle cose più interessanti che vi offre, per introdurre il prossimo argomento, il lavorare all'interno di un Fab Lab. Cioè, questo per me personalmente è il valore aggiunto, al di là di tutto quello che si può dire e pensare dei laboratori di fabbricazione in Italia, in questo momento nel mondo, questa per me è la cosa più interessante. Cioè, effettivamente, se riuscite a mettere su uno spazio dove avete un po' di macchine o semplicemente delle connessioni o relazioni con delle aziende, riuscite effettivamente a realizzare qualcosa di vostro che in altri versi a me personalmente mi sarebbe risultato difficile. Quindi che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Abbiamo smontato il padiglione che avevamo costruito in tegra all'interno dell'azienda, lo abbiamo portato, quindi trasportato in gruppi esattamente, perché ci veniva molto più semplice anche per un altro fatto. Considerate che una volta che avete piegato l'alluminio e quindi tutto il sandwich, se lo piegate 2, 3, 4 volte, la quarta volta che lo piegate si spezza, quindi non potevamo permetterci di fare troppi giochi del genere. Quando andate a montare, e soprattutto con gli operai che giustamente insomma sotto al sole pagati dalla ditta abbastanza poco, non fanno troppa attenzione a piegarlo o non piegarlo, se gli serve che deve piegare perché si deve incastrare, lo piegano, però no, per noi quello era un punto di possibile rottura o cedimento. Tant'è che già nella seconda volta che l'abbiamo costruito abbiamo notato dei cedimenti che nella prima non c'erano. Adesso vuoi perché forse la base non era perfettamente orizzontale, planare, quindi
quindi il padiglione sostanzialmente pesava più su un lato che su un altro. Voi per questo motivo insomma, abbiamo trovato diverse difficoltà. E la costruzione poi in loco è stata assemblata per parti, e quindi abbiamo costruito sostanzialmente i due lati. Qui vedete l'aggeggio che loro hanno utilizzato per chiudere sostanzialmente le viti. La prima volta che l'abbiamo montato ci abbiamo messo 2 giorni, la seconda volta ci abbiamo messo 10 ore. Infatti qui è sera e vedete sostanzialmente le fasi finali, e questo è il risultato. Io mi fermerei qui, avrei anche altri 10.000 esempi, ma non credo sia il caso. Per te va bene? Sì. E Giovanni, mi dà un feedback su... Voglio solo dire una cosa per chiudere e per in un certo senso darvi una linea guida dei giorni successivi, e soprattutto il perché è bene cominciare a utilizzare gli strumenti che utilizzeremo in questi giorni e cercare di andare il prima possibile in fabbricazione. Arriviamo da, a meno, io sono della generazione che in un certo senso ha iniziato questa cosa, arriviamo da 20 anni di utilizzo degli strumenti digitali, utilizzati in un certo senso solo per produrre oggetti digitali. Ovvero siamo diventati molto bravi a articolare gli oggetti digitali, ma questa articolazione, questo virtuosismo che abbiamo raggiunto, raramente si è sporcato le mani con la realizzazione vera e propria, e soprattutto alla scala architettonica ci sono pochissimi esempi di oggetti realizzati con questi strumenti alla scala 1-1, per cui sono tantissimi padiglioni, ma raramente ci si è spostato dal padiglione in qualche cosa di più vicino all'architettura, anche se il padiglione è già architettura. Questo per dire che il fatto di andare in fabbricazione rende subito palese il fatto che la perfezione digitale non è perfezione, assolutamente. La perfezione arriva nel momento in cui il modello digitale deve essere tradotto in qualche cosa di fisico, e la materia e le tecnologie che utilizzate per plasmare la materia in un certo senso delimitano le vostre capacità operative, ma dall'altro verso rendono possibili ulteriori superfettazioni del modello digitale. Non avete idea di quanto sia possibile arricchire un modello digitale nel momento in cui utilizzate delle tecnologie, come si anche facilmente al contrario svilire il modello digitale. Infatti una delle frasi con cui ho concluso un paper con cui descrivevamo il lavoro che stavamo facendo è appunto: il modello digitale non è assolutamente perfetto, la perfezione in un certo senso nasce quando voi combinate in maniera successful, cioè convincente, in maniera riuscita, appunto il modello digitale con le proprietà della materia e con i vincoli e le costrizioni della fabbricazione. È un processo molto molto lungo, ma il vero designer si misura esattamente in quel modello. Produrre oggetti perfetti digitalmente in questo momento è abbastanza facile, ovviamente la creatività fa la differenza, quindi ci sono ottimi designer digitali e meno bravi, ma io penso che il designer debba arrivare alla fabbricazione, altrimenti perdete molte delle possibilità che avete come dei limiti che esistono. Non arrivare alla fabbricazione vuol dire imparare solo la metà delle cose. Quindi è per quello che il Fab Lab in questo momento, secondo me, deve essere usato per questa cosa qua, per mettere veramente subito all'opera quello che voi credete sia una cosa che ha successo. Molte volte lo imparerete in questi giorni sicuramente, un modello che vi appare a video fantastico, realizzato lo è molto meno, o cose molto semplici che a video sembrano molto semplici e non degne di nota, invece realizzate cambiano completamente aspetto. E questa cosa qua fa parte di un processo che si chiama di acquisizione della sensibilità. Usare questo genere di strumenti vi rende, in un certo senso, vi dona nuove sensibilità. È come il violinista, non basta un buon violino, una buona tecnica per suonare un pezzo
in maniera virtuosa. Dovete sviluppare quel giusto mix di competenze, esattamente. Questo è un pattern solamente fresato. Fino a 10 anni fa queste macchine venivano utilizzate per tracciare quadrati e tagliare materiale in maniera assolutamente industriale. La stessa macchina può arrivare, se voi siete sufficientemente bravi a dire alla macchina cosa fare, organizzare la materia in questo modo. Questa cosa è possibile solo nel momento in cui la fabbricate. Quelle curve hanno senso solo in cui incontrano, nel momento in cui incontrano la materia. Prima non hanno nessun senso, ok? Quindi il fatto di iniziare a fabbricare vi dà dei feedback che vi rendono sensibili rispetto a quello che state facendo e vi danno delle skill che pochissime persone in questo momento hanno, ok? Quindi è bene subito mettere le mani in pasta, vedere che cosa state facendo e avere più o meno feedback immediatamente. Secondo me questo è il vero ruolo dei laboratori di fabbricazione digitale, che siano Fab Lab aperti o meno aperti, questo non importa. Sporcarsi le mani nella materia, secondo me, è il passo successivo di questi altri 20 anni che abbiamo davanti. Siamo diventati super bravi nei modelli digitali, è ora di vedere cosa succede nel momento in cui questo digitale lo imprimiamo sulla materia. Mi è piaciuta? Allora, avevamo in mente di fare uno spot sui Fab Lab, ma vi vedo abbastanza provati e distrutti. Noi le presentazioni ce ne abbiamo a bizzeffe, Andrea potrebbe parlare per 4 anni di fila. Però insomma, diteci voi, noi non abbiamo nessun problema. No, penso che siano scaduti i termini operativi dello streaming, ok? Quindi secondo me possiamo chiudere lo streaming in questo momento. Dopodiché, se ci sono domande, ripeto. Sì, abbiamo anche altri 3 giorni, cioè nel senso lo possiamo affrontare. Sì, secondo me se ci sono domande pertinenti a quello che abbiamo detto, se volete farle, è il momento di farle. Anche perché i 3 giorni che abbiamo davanti sono comunque 3 giorni molto intensi, non lo nascondo nessuno. Come ogni workshop, un workshop è un momento in cui vi immergete full time in un determinato argomento. Quindi, ci... prego. Questo è un tema di discussione super dibattuto. Si parla almeno la risposta è non è cambiata la mentalità con cui vengono affrontate le cose, sono cambiate le tecnologie. E le tecnologie, come ogni tecnologia, deve essere concepita per quello che è. La tecnologia è uno strumento nuovo che abilita chi la usa a intraprendere percorsi, a vedere le cose con un potenziale nuovo. Nessuno dice che l'artigianato debba sparire, anzi, io sono dell'idea che queste tecnologie abilitano nuovi artigianati, perché in realtà avete strumenti sempre più potenti per fare la differenza, che alla fine è quello che fa l'artigiano. L'artigiano utilizza la creatività per unire i puntini che ha sul tavolo in maniera nuova, ok? Gli strumenti sono nuovi, la materia in un certo senso è nuova e vecchia, il modo con cui appunto mettete assieme queste cose è esattamente artigianato, ok? È frutto della vostra creatività, della vostra esperienza nel farlo, della vostra esperienza nell'utilizzare strumenti digitali e strumenti di produzione materiale. Quindi io sono dell'idea che è un modo per mettere più forze in campo, né per sopprimere quelle vecchie che in realtà si stanno rivalutando alla grande. Se avete un minimo di voglia di indagare su quello che sta avvenendo all'estero in determinate scuole, in realtà sta succedendo una cosa abbastanza anomala. 20 anni di digitale hanno in un certo senso detto che tutto quello che era vecchio non aveva nessun senso. In realtà in questo momento stiamo riscoprendo tecniche come weaving, cioè intrecciare dalle canne di bambù a intrecciare i filamenti delle stampanti e cose simili.
Tenete presente, stiamo riscoprendo l'acqua calda. In India o come in altri paesi nel sud dell'Africa, l'intrecciare le cose è un'arte sopraffina e il numero di pattern che possono essere sviluppati tramite l'intreccio è infinito. In realtà stiamo riscoprendo questa cosa qua. Io penso che ci sono alcuni studi in questo momento che stanno utilizzando persone che avevano tutte queste competenze, che magari in questo momento hanno 70, 75, 80 anni, e le stanno portando in cattedra per insegnare alle nuove generazioni come utilizzare gli strumenti digitali con queste conoscenze. In realtà penso che sia un momento in cui veramente si possono riscoprire saperi che sono ormai in mano a pochissime persone. Faccio un esempio, si stanno utilizzando gli strumenti di fabbricazione digitale nella liuteria, ma stiamo riscoprendo di nuovo l'acqua calda, cioè ci sono persone che in realtà hanno sensibilità per utilizzare diversi legni, diverse venature, diverse temperature a cui lavorare le cose. Io ho visto alcune sperimentazioni bellissime in cui, chiamiamoli artigiani ormai di prima generazione, trasmettono di nuovo questo sapere a chi utilizza macchinari invece a controllo numerico e che non avevano nessun genere di sensibilità. Quindi in realtà secondo me è un momento di bridge fra generazioni anche, un modo per non perdere quello che è stato fatto nel tempo, le cose che si sono acquisite e reinterpretarle in maniera molto particolare. E vi aggiungo che bisognerebbe fare, su quello che hai detto, un po' di chiarezza sul fatto a mano, perché non se ne può più di questo, cioè, perché ogni volta che ci andiamo a relazionare con chi non è artigiano, che forse chi è artigiano lo capisce subito che l'idea del fatto a mano, ma c'è un mito, un falso mito che si è creato sul fatto a mano, come se l'artigiano non utilizzasse tecnologie per lavorare la cassa di un violino, eccetera eccetera. In effetti quello che vi diceva Andrea 5 minuti fa è la chiave, è una questione di sensibilità, di acquisire la sensibilità sulle lavorazioni e sul materiale. Adesso che voi siete bravi nell'acquisire questa sensibilità, partendo dal vostro strumento progettuale, arrivando a gestire quello che è poi tutta la lavorazione del materiale, è qualcosa che semplicemente amplifica le vostre possibilità di architetti, di designer, eccetera, eccetera, ma non vi toglie nulla. E anche il fatto a mano direttamente, perché a volte mi è stato detto anche questo, ma chi lo lavora a mano veramente, voi utilizzate le vostre mani come strumenti, uno dei lavori che si dovrebbe fare, secondo me in principio, è riappropriarsi del concetto di tecniche, di tecnologie, non vederle come cose che sono al di là di noi, eccetera, eccetera. Su questo poi c'è un'argomentazione, una filosofia in merito infinita. Altra cosa, sempre allacciandomi a quello che diceva Andrea, è l'innesto del digitale nelle lavorazioni artigianali non necessariamente deve essere distruttivo e non necessariamente deve coinvolgere tutto il lavoro, tutto il processo di realizzazione, ma sta alla nostra sensibilità e alla nostra intelligenza capire qual è quel pezzetto di filiera dove andare a intervenire in maniera intelligente. In maniera intelligente significa portando effettivamente dei vantaggi a quel tipo di lavorazioni o dei surplus. E a noi è capitato di approcciarci a questo tipo di lavori in questo senso. E quando succede, vi assicuro che abbiamo fatto due cose buone. Abbiamo dato e offerto all'artigiano più possibilità sia di prodotto sia di processo, più possibilità per posizionarsi sul mercato, per essere competitivo, per rilanciare la sua attività. E guardate che non è poco rimettere in moto i macchinari per un artigiano, ma abbiamo fatto un altro lavoro che è quello di recupero in extremis di conoscenze che altrimenti andrebbero perse, che è quello anche al quale ti riferivi tu. Quindi il continuare a lavorare con determinati tipi di attrezzi, anche a prima vista obsoleti, ma che in effetti vi danno delle opportunità di lavorazione, significa anche preservare un tipo di conoscenze che altrimenti andrebbe persa. Un paio di osservazioni che forse possono essere chiarificatrici in merito. Tenete presente che nell'antica Cina, ovvero una Cina di non tantissimi anni fa, qualsiasi artigiano intraprendeva la sua carriera spendendo i primi 3 anni a costruire gli strumenti con cui lavorare.
ed era proprio il momento in cui l'artigiano prendeva sensibilità, acquisiva quella sensibilità che lo differenziava, perché questa è la parola chiave, differenziare, nel momento in cui gli strumenti che vi vengono forniti, le conoscenze, sono disponibili per tutti gratuitamente online 24 ore al giorno. Qual è la cosa che fa differenti ognuno di voi? È il modo in cui le usate. Quindi il differenziarsi, l'utilizzare le stesse tecnologie in maniera differente è ciò che vi rende unici, ok? Ed è lo stesso processo che avveniva in quei tempi ed è quello che state facendo in questi 4 giorni. Ci mettevano 3 anni, voi provate a farlo in 3 giorni, sicuramente ce ne vogliono molti di più. L'altra cosa è questa, giustamente Amleto sottolineava, il processo di... che vogliamo andare a indagare, o perlomeno il modo con cui vediamo l'utilizzo di queste tecnologie, sia in fase progettuale che di realizzazione, non vuole assolutamente soppiantare nessuno, anzi. Vi ricordate stamattina quando dicevo che è necessario avere più modelli possibili, perché se uno non funziona, l'altro magari funziona. Bene, abbiamo bisogno di tutti i tipi di contaminazione possibili, perché magari una non è... successful, non funziona, non è abbastanza interessante per il mercato, ma magari un'altra sì. Una delle cose che mi ha colpito molto da quando mi occupo di fabbricazione digitale è stato lavorare con gli scultori. Lavorare con uno scultore è una cosa molto difficile, perché lo scultore ha un'idea in testa e non gliela togli, quindi in realtà te non vai a operare su quel margine di creatività che lui vuole avere, un margine operativo che non puoi sottrargli. Ma immagine operativo che tu ti guadagni nel momento in cui gli faciliti il lavoro. Quindi magari avremo modo di far vedere alcune cose. Non è detto che si debbano soppiantare in toto le persone, anzi, da questo genere di contaminazioni nascono specificità e univocità che non possono accadere differentemente. Perché voi come artista digitale o computational designer siete unici, lo scultore è un'altra unicità. Mettere insieme queste due cose è un'unicità alla seconda, quindi ancora più particolare, ok? Altre domande? Se non ci sono altre domande, possiamo fare un riassunto per quello che succederà domani. Vi prego, se avete tempo e voglia, rifate un esercizio. Se lo chiudete in maniera autonoma, vuol dire che siete assolutamente autonomi per iniziare la giornata di domani. Alcune cose di cui abbiamo parlato magari le metteremo come link nella mail che vi mando, tipo la comunità di Grasshopper, dove trovare determinate reference. Una cosa che vi dico e che se vi fa piacere potete fare, allora... noi come Code It, ma anche Amleto, facciamo un uso assolutamente massiccio, per non dire esagerato, dei social media. Io sono considerato a tutti gli effetti da Facebook come spammer, cioè al terzo link che metto al mattino mi viene chiesto di riempire i captcha, però molto del lavoro che facciamo è appunto fornire continuamente informazioni inerenti a questo genere di cose, quindi se avete voglia... Andrea Graziano, mi aggiungete, se non avete voglia seguite, Twitter, qualsiasi cosa, però è un modo per voi per cominciare a capire che le cose si stanno muovendo in determinate direzioni, ovviamente sono quelle a cui noi badiamo, quindi ci sono miliardi di direzioni, ma per cominciare a immergersi in questo genere di cose, ok? È assolutamente a vostra discrezione, se lo fate a noi fa sicuramente piacere. Ci vediamo domani alle 9, 9 e mezza, non so esattamente. 9 per iniziare. Oh, domani noi avremo la bruttissima idea di, per voi ovviamente, non per noi, di cominciare a stampare qualcosa. Non so se ci riusciamo. Vediamo. Però diciamo, l'intento è quello. Quindi diciamo, magari ci sarà un'altra parte di introduzione proprio all'uso della stampa, quindi come passare dal modello alla stampa, e se ci riusciamo, altrimenti procrastiniamo nei giorni successivi. Buona serata a tutti, ragazzi. Grazie ragazzi.